Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube, sulla mia pagina. Oggi vi voglio parlare di due esercizi che hanno la stessa identica funzione ma che possono avere un impatto diverso a livello articolare. E quindi vi voglio spiegare quale secondo me è migliore, quale conviene utilizzare, ma purtroppo anche se uno è migliore dell'altro non è detto che tutti siano pronti per andare a eseguire. Di conseguenza vedo questi due esercizi come una sorta di progressione. Quindi oggi parliamo di due lavori per andare a migliorare quella che è l'estensione scapolo-omerale. Quindi per tutti coloro che eseguono dip, lavori di spinta, lavori anelli, andare a bilanciare tutto il lavoro di spinta con un lavoro di ripristino dell'estensione è fondamentale per mantenere la spalla sana. Oggi quindi confrontiamo due esercizi, quella che è l'estensione scapolo-omerale a terra e quello che è il German Hang. Entrambi apparentemente lavorano sullo stesso range di movimento. Ora però vorrei soffermarmi su quelli che sono i vantaggi e i svantaggi di questi due esercizi. Parliamo dell'estensione scapolo-omerale a terra. Sicuramente uno dei vantaggi è che c'è decisamente meno tensione a livello del tendine del bicipite. Tuttavia, già nella posizione di partenza, visto che è una posizione in appoggio, si crea una compressione a livello del gomito, semplicemente perché la forza peso tende a far avvicinare l'avambraccio e il braccio. Quindi, se dovessi dare un consiglio, è una posizione più adatta ai principianti, però se la si utilizza troppo può creare qualche fastidio al gomito. Parliamo invece adesso della German Hang. La German Hang ha il vantaggio che, essendo una posizione in sospensione, non va a creare la compressione da parte dell'avambraccio e dell'omero di cui vi ho appena accennato. Tuttavia, lo stress a livello del bicipite è veramente, veramente importante, soprattutto perché generalmente viene presentata come una posizione in sospensione e quindi c'è direttamente tutto il carico corporeo. Dopo è ovvio che si può andare a gestire andando a modulare magari il peso che si va a dare sui piedi e via dicendo. Il problema principale appunto è la tensione che c'è a livello del gomito. Il vantaggio è invece il fatto che le ossa non vanno a creare una compressione vera e propria sul gomito. Un altro svantaggio invece è il fatto che le braccia si possono aprire. Quindi il mio consiglio è eventualmente di andare a mettere le mani in un elastico in modo che dietro la schiena vadano a essere mantenute sufficientemente vicine e solo successivamente andare ad impugnare gli anelli oppure andare ad impugnare anche una spalliera. Ok? Quindi spero di avervi spiegato quelli che possono essere vantaggi e svantaggi di queste due posizioni, di come il lavoro fatto a terra può creare più fastidio al gomito, un vero e proprio fastidio dovuto alla compressione, però c'è meno stress sul bicipite, e invece dove la German Hang crea meno lavoro di compressione sul gomito ma necessita di più preparazione fisica articolare a livello del tendine del bicipite, in particolare il distale del capolungo. Ok? Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.